Questa mattina al sottovento al porto turistico di Termoli una simpatica iniziativa di far conoscere i prodotti, soprattutto quelli alimentari locali del Molise, che sono davvero dei prodotti di alta qualità e ce ne siamo accorti anche noi che abbiamo avuto modo di assaggiarli grazie a loro. Ce ne parlano il professore? De Gustibus, non a caso. È la dottoressa Mutarti. Perfetto, vabbè, poi ci spiegherete bene tutta questa cosa. Allora, quest'oggi organizzato dalla CIA, che sarebbe la Confederazione Italiana, e poi anche da una rivista molisana che è Il Bene Comune. Allora, state facendo un piccolo tour per il Molise e far conoscere, e oggi siete capitati a Termoli. Diciamo il fine comune di tutto questo che state facendo è naturalmente, come dicevamo, far conoscere. Che cosa proponete allora a noi che siamo venuti qui a gustare questa cosa questa mattina? L'obiettivo principale è proprio quello di far conoscere i prodotti tipici molisani e la storia e le tradizioni della nostra regione. Chiaramente lo facciamo in maniera giocosa e ironica, certo. Quindi i nostri due personaggi, lo si capisce anche dall'abbigliamento, giocano un po' su questo. E quindi un vassoio con 9 pietanze offre l'occasione di assaggiare qualcosa di caratteristico del Molise. Prodotti che forse molti non vogliamo dire che snobbano, ma non conoscono, e questo è il modo giusto per poterle anche far conoscere, magari anche uscendo fuori dai confini regionali, volendo, no? Sicuramente l'obiettivo è quello. Iniziamo dalla regione proprio perché è necessario far conoscere benvenuto ai molisani in questa esperienza del gusto, e comunque è anche un progetto promosso e sostenuto dalla Regione Molise attraverso il bando Turismo e Cultura, e quindi è un motivo in più per stimolare i molisani a conoscere i nostri prodotti. Ho visto che prima la bacchettava sempre De Gustibus, il professore. Come mai questa cosa? Perché? La scelta è anche una scelta piuttosto mirata, sostanzialmente sul fatto che molto spesso ci si avventura in esperienze senza conoscerne appieno il senso, quindi il ruolo del professor De Gustibus abbraccia un po' questo senso, a discapito di chi invece poi nella vita studia, si forma e si prepara al meglio per dare delle risposte certe. Molte volte c'è questo gioco di prevaricazione, tutto qui, in maniera molto giocosa cerchiamo anche di far riflettere un po' sui concetti. Ecco, questa iniziativa, ripeto, è stata davvero molto simpatica e oltre che gustosa, devo dire. Sarebbe anche il caso, magari, di, visto che siamo in periodo scolastico, magari di allargarla verso le scuole, perché farli conoscere già dai ragazzini che cosa abbiamo tra le mani nel Molise sarebbe una bella cosa, anche in fase di proselitismo, insomma. È uno degli obiettivi, abbiamo avuto anche qualche proposta in merito, e quindi speriamo di poterlo fare per i ragazzi, di poterlo fare fuori regione. Comunque intanto vi aspettiamo la settimana prossima a Campobasso e poi in giro per la nostra regione. Anche perché facendolo così simpaticamente sarebbe anche un diversivo in più per gli stessi alunni piccoli, più scolastici, insomma, sarebbe davvero molto divertente farli conoscere in questo senso. Ragazzi, che devo dire, davvero è stata una sorpresa questa mattina per noi, e ci è piaciuta. Sicuramente vorremmo ripeterla all'infinito, visto che si tratta di prodotti molisani, ma vi auguriamo un felice tour qui nel Molise, ma anche oltre, perché davvero la nostra regione è quella piccola che, come dicono i proverbi, da quella piccola nasce sempre qualcosa di buono e di efficace. Grazie a voi. In bocca al lupo. A presto.